partita di ieri sera dopo essere tornato da Torino, non posso dire che possa essere tornato un po' amareggiato, perché avevamo la partita praticamente vinta e dopo mancavano 10 secondi alla fine, puttana vigliacca, Bremer quel braccio, bisognerebbe tagliarglielo, vuoi che non sia calcio di rigore, è mano, ma puttana della vacca, ma anche il fallo prima dell'azione. Quadrado uomo di Juve, uomo di Juve, Quadrado uomo di Juve. Tu Quadrado, ti è piaciuto fare il balletto di sta minchia? Perché il balletto si può fare a presa per il culo. Lukaku invece che esulta così, ormai è il suo modo di esultare, hai capito? Che zittisce quella curva, non so neanche se c'hanno la curva, non si capisce un cazzo. Che facevano ululati, scimmia di merda. Ci sono i video, ci sono, ok? Quello non si può fare allo stadio, eh? Oggi hanno toccato Lukaku e sono diventati tutti quanti moralisti, tutti quanti contro il razzismo, che per carità il razzismo è una cosa che va condannata, ma voi siete fatti così, affinché vanno agli altri, voi ci ridete e ci scherzate sopra, poi quando toccano a voi scendete in campo tutti quanti a fare i moralisti, tutti a fare no, il razzismo, ancora 2023, ancora il razzismo. Dove eravate quando era stato preso di mira Moise Kean 2 anni fa? O Matuidi? Voi dove eravate? Interisti? Eravate sotto i commenti di Facebook a ridere, hanno fatto bene, un campo di merda, dovevano fare di più. Oggi? Eh no, il razzismo va condannato, no, Guarda. Solo con i gobbi di merda è un problema questo. Guarda. Esultanze con il Belgio, guarda, solo al Cessum Stadio è un problema. Guarda, gobbi di merda, guarda, l'arbitro non ce l'ha fatta a fartela vincere, merdoso, non ce l'ha fatta questa volta. Allora, cominciamo a parlare per bene, perché a me tutti questi populismi perché hanno fischiato il ragazzo di colore, oh piccino, perché a un giocatore non di colore si può fischiare. Se fischi un giocatore di colore vuol dire sei razzista. No. C'è poco da essere allegri per due motivi. Il primo, che ieri si è persa l'occasione di staccare la testa a Quadrado e non lo è stato fatto, e quindi cioè, chiunque gli avrebbe staccato la testa, Handanovic in primis, sarebbe diventato l'idolo di tutta Italia. Uno. Secondo, ragazzi, uno pare, ok, siamo ancora in corsa per qualificarci alla finale, ma la partita di ritorno già è iniziata ieri con l'espulsione di Lukaku, già è stata incanalata nel cazzo del loro modo del cazzo, ok, per portarli in finale. A me ne frega un cazzo della finale di Coppa Italia, perché sapete che per me è l'ambizione di chi non ha ambizioni. Soprattutto se già l'hai vinta l'anno scorso, quest'anno dobbiamo vincere la Champions League. Avete un DNA da perdenti. Dovevamo essere noi a incazzarci che ci avete rubato la partita al 93esimo. Parliamoci chiaro, dovevamo essere noi incazzati che ci avete rubato la partita al 93esimo. Noi dovevamo essere incazzati. E invece siete ribaltati alla frittata. Che praticamente Lukaku ha innescato una mega rissa. È stato espulso e poi praticamente ha innescato questa miccia che è scoppiata la bomba. Quindi dovevamo essere noi incazzati che praticamente ci avete fottuto la partita alla fine, perché il rigore è stato concesso. Precedentemente c'era un fallo su Kostic e invece noi siamo stati zitti e Lukaku ha innescato questa rissa. Dovremmo parlare del post-gara che abbiamo assistito a Mediaset, ragazzi. Io ho aspettato a fare il video perché volevo sentire le parole di Inzaghi, che anche stavolta secondo me non doveva parlare, perché si doveva parlare solo di quello che è successo dopo il rigore, che è stato veramente vergognoso. Le capre premiate dopo il danno e la beffa di D'Ambrosio Paredes, ancora una volta viene premiato il furbo, il furbino. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Ma cosa cazzo stiamo parlando, ragazzi? Di cosa cazzo stiamo parlando? Le immagini sono eloquenti.
Se tu fischi questo giocatore, se tu fischi questo giocatore, se tu fischi un qualsiasi giocatore di colore, è normale che poi ci sta la reazione. Ancora siamo nel 2023 e ancora si devono sentire questi cuori, questi obbrobri, queste stupidaggini, queste cazzate. Lukaku, se andava espulso per qualche altra situazione durante il campo, per qualche fallo, questo non lo so, questo lo diranno i mobilisti, ma io accetto sempre il campo. Ma su questo fatto non andavo sicuramente alla seconda ammonizione e quindi non andavo a poi espulso. Punto. Non ci sono cazzi che tengono, perché si è visto benissimo. Parto dal presupposto che certe scene non le vorrei mai vedere, parto dal presupposto che, credetemi, credetemi, mi sono sentita male. Mi sono sentita male a un certo punto quando sono partiti in quel modo che non si è capito niente e ho cominciato a fare: no, Samir, ti prego, basta, basta, basta. Mi stavo sentendo male.